Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione della notte. Non possiamo che aprire tornando di nuovo sull'incendio che sta devastando ancora il Carso e che ha reso necessaria l'evacuazione di frazioni di paesi, di comuni. Abbiamo oggi con Francesca Santoro fatto il punto in collegamento live da Savogna di Sonzo, da dove Francesca ci ha illustrato quelli che sono stati tutti i provvedimenti presi dai sindaci dei comuni che hanno dovuto chiedere ai loro concittadini di abbandonare le case, recarsi da parenti, amici oppure utilizzare la struttura di accoglienza messa a disposizione dal comune. Sentiamo Francesca Santoro. Sono circa 400 le persone che sono state evacuate finora dalle loro case. Dico finora perché altri paesi sono stati già preallertati, si devono tenere pronti eventualmente all'evacuazione. Poco fa abbiamo sentito il sindaco di Savogna, Luca Pisk, che non può essere qui con noi perché è sul San Michele, nella frazione proprio di San Michele del Carso, che è stata quella evacuata già nel corso della notte. Purtroppo il fuoco è arrivato sempre più vicino alle case, adesso è distante appena 30 metri. Quindi comprensibilmente il primo cittadino è lì sul posto e non può essere qui con noi. Noi ci troviamo nel centro di Savogna, fumo che si sta spostando a vista d'occhio perché il vento sta continuando a cambiare direzione. Questo sta ostacolando le operazioni di soccorso. Al momento sono operativi soltanto 4 elicotteri, oltre agli operatori della Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, agli Alpini, ai Gasil Cislovenia, alla Forestale, a tutti gli altri corpi di volontari che stanno cercando in tutti i modi di domare questo incendio. Incendio che è stato detto è partito ieri nel primo pomeriggio dalla statale del 55, la statale del Vallone, quindi tutto fa pensare che si tratti di un incendio doloso. In questo momento noi ci troviamo davanti alla palestra di Savogna di Sonzo, dove sono state allestite le brandine, dove è in corso la distribuzione della cena per alcuni degli sfollati. Altri sfollati sono ospitati dalla ex scuola elementare di Savogna di Sonzo, inoltre il comune di Monfalcone ha messo a disposizione altre 2 palestre. Abbiamo sentito le voci di alcuni degli operatori che sono in prima linea per cercare di dare un conforto a queste persone. Vediamo le interviste che abbiamo raccolto. Noi diamo accoglienza alle persone che arrivano e come vedete li facciamo ospitare qua e poi gli diamo anche da mangiare. Però magari sì, diciamo che noi alpini siamo praticamente stati chiamati, precettati per la parte logistica, per dare il pranzo, la colazione, diciamo, e la cena. Noi abbiamo preparato qui a Savogna, ci sono anche altre palestre che sono state preparate fino giù a Monfalcone. Noi siamo pronti per accogliere appunto le persone tendenzialmente previste. Il gruppo, o meglio tutta la realtà della protezione civile è divisa nelle varie aree, tutta qui pronta insieme anche a dei volontari civili di Savogna con l'assessore. Noi siamo qua in attesa con la speranza di riuscire domani mattina a poter riportare le persone probabilmente a casa, ma soprattutto poter dire che l'incendio è stato e almeno è sotto controllo. Quindi il nostro compito qui, a differenza di coloro che è proprio sul campo, è quello di accogliere le persone e offrire loro un'opportunità di assistenza dove ce n'è bisogno. Sfollata da San San Michele. Michele, sì, già la seconda volta. La prima volta eravamo sabato notte e questa volta eravamo già pomeriggio. Fuoco tanto vicino alla sua casa. È abbastanza, sì. Abbastanza. Ha preso paura. Dio, sì, quando si vede il fuoco vicino, il fumo, poi si spaventa. Grande quindi è la preoccupazione da parte delle persone che sono state evacuate fin dalla scorsa notte e fino alle ultime ore, però grande anche lo spirito di collaborazione e sicuramente anche la speranza che si possa finalmente presto domare questi incendi e rientrare nelle case. Vediamo le interviste che abbiamo raccolto questa mattina tra gli sfollati già nel corso della notte dalla frazione di San Michele del Carso. Lei è stata svegliata e le è stato detto che dovevate andare via di casa? Sì, alle 11:30 sono passati i carabinieri dicendo che se sarà necessità dovremo evacuare, no? Però probabilmente che non c'era questo bisogno, forse il fuoco non arrivava così vicino, però dopo alle 3:30 sono arrivati i carabinieri a avvisarci che mi hanno telefonato che bisogna partire. Vi aspettavate di arrivare a tanto?
No, perché di incendi a San Michele ce n'erano già parecchi negli anni precedenti e mai l'evacuazione proprio non abbiamo mai provata. Allora pensavamo che anche questa volta era solo un... In quanti vi siete spostati? Ma nella nostra, i nostri vicini, in tutto eravamo un 6, però dopo c'erano anche altri paesani che non so quali però. Poi ci hanno detto che ci sono Canadair, dopo gli elicotteri in vicinanza e no, adesso non abbiamo paura. Di mattina in mattina, quando ci siamo svegliati, era tutto rosso dietro la casa, si vedevano le fiamme, ho detto, ho preso paura. Anche lei svegliata stanotte dai carabinieri? Alle 11 mi hanno detto, in così precauzionale, le avviso, e poi alle 3 smamare perché c'è le fiamme vicino alle case. No? Sei spaventata? No. Sabato sì, che era la prima volta, poi ci si abitua e meno male che ci sono, no? Non ci sentiamo soli. Mio marito, per un po' disabile, un po' difficile, no? Adesso attende di tornare a casa? No, adesso io torno a casa e devo andare a Monfalcone per una visita, allora il sindaco mi ha dato il permesso. Queste le testimonianze delle persone che sono state evacuate, le ultime che avete sentito questa mattina, poi le altre che Francesca Santoro ha intervistato nel tardo pomeriggio. Adesso però sentiamo che cosa ha detto il sindaco di Gorizia Ziberna, che sembra essere convinto che dietro questo nuovo incendio, questo nuovo rogo, ci sia la mano dolosa dell'uomo. Se si capisce naturalmente la causa naturale, perché accade in continuazione, ci mancherebbe, vanno adottate tutte le misure, tutte le cautele per prevenire, per impedire questi incendi. Quello che non posso tollerare però è che qualcuno deliberatamente, cioè che uno ritenga perciò dolosamente di appiccare il fuoco. Non abbiamo in questo momento certezza, ma abbiamo tantissimi indizi che ci fanno ritenere che sia opera della mano di un uomo, ma non di un uomo qualsiasi, di una persona idiota e di un mascalzone. So che è poco educativo che un sindaco parli in questi termini, però un mascalzone, oltre che un pazzo, ci impiegheremo dai 15 ai 25 anni per ripristinare in parte slovena quasi 2500 ettari andati a fuoco e 800 ettari, più di 800 ettari in parte italiana. Queste dichiarazioni di Ziberna molto dure, ci saranno sicuramente le indagini, speriamo davvero che poi i responsabili, se davvero c'è la mano dolosa dell'uomo, possano essere inchiodati alle loro responsabilità. Adesso andiamo a dare un'occhiata alle ultime notizie sull'agenzia stampa ANSA, perché si parla di Lega e si parla di ombre russe sulla crisi e scoppia il caso con la Lega. Gabrielli scagiona l'intelligence, dice i servizi segreti non c'entrano, la stampa, il quotidiano La Stampa conferma i contatti tra il consigliere del Carroccio Capuano e Kostyukov. La replica di Salvini, solo fesserie, no comment dell'ambasciata russa, ha già detto tutto, i partiti, Salvini chiarisca, Letta dice rivelazioni inquietanti, Di Maio spieghi le sue relazioni con la Russia. Adesso parliamo e vi facciamo vedere anche le immagini dei funerali che si sono svolti questa mattina nel Duomo di Cividale del Friuli in forma solenne dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Elena Loduca, deceduta lo scorso 21 luglio nel corso dell'operazione di spegnimento di un incendio nel comune di Prepotto, dove era intervenuta in qualità di coordinatore della sezione della protezione civile locale. La cerimonia funebre è stata officiata dal vicario del Vescovo di Udine, Monsignor Guido Genero, unitamente al cappellano della Polizia di Stato, Don Olivo Bottos, e dal parroco di Prepotto, Padre Andrea Cereser. Alle esequie, oltre alle locali autorità civili e militari, era presente il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Vittorio Rizzi, in rappresentanza del Capo della Polizia, che al termine della cerimonia ha voluto esprimere ai parenti di Elena il dolore di tutta la Polizia di Stato. Ascoltiamo alcune interviste che abbiamo realizzato all'esterno del Duomo, ai nostri microfoni, il Presidente della Regione Federica, il Presidente del Consiglio regionale Zanin e il vice capo dipartimento della protezione civile nazionale. Sentiamo.
come ho detto durante il discorso, penso che il volontariato della protezione civile venga distinto da una cosa. C'è un volontariato che non si fa per una semplice generosità, per fare un favore agli altri, quando è percepito come un dovere. E la grande differenza della nostra protezione civile è che mettersi a disposizione degli altri è vissuto dai volontari come un dovere. Dal dovere che salta il sindaco di essere una parte fondamentale, soprattutto dentro le emergenze, per la propria comunità. Oggi si diranno tante parole, molte retoriche, però il fatto che Elena ci ha dato il messaggio è quello di essere sempre noi stessi e di anteporre l'interesse comune all'interesse personale. Elena è un esempio per tutti noi, per chi sempre di più deve impegnarsi ogni giorno a servizio delle comunità, del territorio e del bene comune. Lei ci ha insegnato questo, lo ha fatto con passione, con determinazione, nel suo lavoro da poliziotta, nel suo volontariato a servizio della protezione civile. Ce la portiamo nel cuore, ci portiamo nel cuore questa piazza oggi, questa chiesa ricca di divise di tutti i colori del nostro servizio nazionale. Siamo orgogliosi, fieri di lei e quindi per lei dovremo fare di più, ancora di più davvero per la nostra protezione civile. Prosegue l'iter di approvazione in Consiglio regionale la manovra estiva, l'assestamento di bilancio. Sono 167 milioni stanziati dalla Regione con la legge di assestamento per la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, che rappresentano una cifra di assoluto rilievo e danno la possibilità di rispondere concretamente alle esigenze del comparto. Famiglie e giovani, diritto alla casa e opere strategiche per il trasporto di merci e persone saranno al centro degli interventi con cui i fondi a disposizione saranno impiegati. Così il responsabile delle infrastrutture, l'assessore Pizzimenti, durante il suo intervento in Consiglio regionale, così ha commentato la parte che lo riguarda più direttamente degli interventi che sono in discussione in queste ore, in questi giorni. Non tutti sono d'accordo, a cominciare da Fulvio Onzel, consigliere di opposizione con Open FVG. Sentiamo le sue dichiarazioni e quelle di altri due consiglieri regionali. Non c'è nessun investimento che veramente irrobustisca la nostra regione in nessuna direzione, e poi soprattutto non vengono introdotti degli incentivi mirati. Questo mi fa venire in mente appunto che il vero motivo, che non ho ancora detto, per il quale c'è un avanzo di amministrazione assolutamente esagerato è perché l'amministrazione è stata immobile. I soldi non sono stati spesi e quindi adesso ce ne sono tantissimi che possono di nuovo essere lanciati e annunciati in tutte le direzioni. La cosa poi più clamorosa è che molto spesso vengono premiati chi consuma di più, non chi ha bisogno di più. Quindi tutte queste cose accresceranno le disparità nella nostra regione, che vede già il 10% di persone sulla soglia della povertà. Abbiamo proposto, ad esempio, tra le cose che purtroppo non ci saranno, che gli interventi verso le imprese sul costo dell'energia non siano solo bonus una tantum, ma siano anche interventi per sostenere gli investimenti per le imprese che possono dotarsi di infrastrutture per una maggior diversificazione energetica e per un contenimento dei costi. Domani ci misureremo su quello che è il vero punto debole di questa manovra, ovvero i provvedimenti in materia ambientali. Ricordo che l'ambiente sono destinate risorse per un 3% scarso del totale della manovra. Abbiamo appena presentato un emendamento come gruppo consigliere di Fratelli d'Italia che fa seguito a delle decisioni assunte in altre regioni, financo al Senato, sulla ventilazione meccanica controllata. Un provvedimento per il ricambio dell'aria nelle scuole, una posta importante di 1 milione di euro. Dopodiché sono particolarmente soddisfatto di questo assestamento, e ovvio parlo per il territorio di Pordenone soprattutto, che è quello che rappresento qui in Consiglio, perché finalmente abbiamo messo delle poste davvero importanti che sono un po', come dire, anche a coronamento di questo assestamento che ho definito la maturità dell'attuale amministrazione di centrodestra. Mi riferisco alla piazza di Borgo Beduna, all'opera fondamentale per lo stadio, per permettere ai nostri ramari di poter giocare e via andando. Comunque sono veramente soddisfatto di questo assestamento.
Queste dunque le parole, le perplessità di alcuni consiglieri, meno quelle di altri, e poi abbiamo aperto l'introduzione del servizio con le dichiarazioni di Pizzimenti. Adesso parliamo invece dei dati Covid. In Italia i contagi continuano ad essere in ribasso, ma purtroppo si registra ancora un alto numero di vittime, ben 199, sono di più guariti rispetto ai nuovi contagiati e quindi cala il numero dei positivi in circolazione in Italia. Nella nostra regione sono quasi 200 i contagi in meno rispetto a ieri, siamo a 1629, c'è un ricovero in meno in terapia intensiva, altri 4 invece sono stati dimessi dagli altri reparti dove si contano però ancora 307 pazienti ricoverati. 8118 i tamponi, quasi 300 in più rispetto a ieri, 5241 i morti, oggi il numero dei morti è altissimo anche nella nostra regione, 9 se ne contano nel bilancio delle ultime 24 ore, 20,06% il rapporto fra i tamponi effettuati e i contagi riscontrati tra molecolari e rapidi antigenici. Andiamo adesso invece a parlare di medici di famiglia, perché la conferenza delle regioni nei prossimi 3 anni ha stabilito che 120 nuovi medici di base potranno essere impegnati in Friuli Venezia Giulia, intanto a partire dalla formazione, dunque ci sarà un'attività che potrà portare il territorio a beneficiare della presenza dei 120 medici di medicina generale, medici di famiglia, e questo potrà rispondere forse anche al grido d'allarme, l'appello lanciato dal sindaco di Resiutta, comune in cui non c'è il medico di famiglia. Il servizio di Francesco Colussi. La Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha dato il via libera all'atto che approva il fabbisogno di medici di medicina generale da formare nel prossimo triennio. Un provvedimento che si traduce con la possibilità concreta di immettere nel sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia 120 nuovi medici di famiglia entro il 2025, al ritmo di 40 all'anno. Le giovani leve saranno pronte a prendersi carico di 1000 assistiti ciascuno con il supporto di un tutor anche durante il periodo di formazione. Un accordo fondamentale, ha commentato il segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale del Friuli Venezia Giulia, Fernando Agrusti, per contrastare la carenza di medici di medicina generale, al quale siamo giunti anche grazie alla disponibilità del presidente Massimiliano Fedriga. Nonostante questa importante novità, è arrivato proprio in questi giorni il grido d'allarme del sindaco di Resiutta, Francesco Nesic, che lamenta l'assenza di un medico di base da oltre 2 mesi, periodo durante il quale il posto vacante è stato preso temporaneamente da altri medici, che però da questa settimana non ci saranno più e fino a Ferragosto l'ambulatorio cittadino resterà pertanto chiuso, creando evidenti disagi per le persone che dovranno affidarsi ai medici di base dei comuni limitrofi. Mi appello al presidente della regione Friuli Venezia Giulia, all'assessore regionale alla sanità e al direttore dell'azienda sanitaria unica Friuli Centrale, ha dichiarato il primo cittadino, perché facciano il possibile per risolvere questa grave mancanza che il mio comune sta vivendo. Ci spostiamo adesso a Lignano, dove oggi è stata una giornata importante perché è tornato l'Air Show. Dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, oltre 200.000 persone hanno assistito allo show, che si è concluso con il programma della pattuglia acrobatica nazionale, le frecce tricolori. Era per noi sull'Arenile di Lignano Sabbiadoro Giulia Soligon. Sentiamo. Siamo qui a Lignano Sabbiadoro per la manifestazione aerea Airshow, che quest'anno ha attirato veramente tantissime persone, più di 200.000. Abbiamo sentito turisti e anche pendolari che sono qui quest'oggi, oltre che il sindaco di Lignano, Laura Giorgi, ma anche il comandante di Rivolto, Marco Bertoli, oltre che il direttore, ecco, della manifestazione aerea, Vittorio Cucurnia. Andiamo a sentire che cosa ci hanno detto. È una giornata molto significativa per tutti, per il Friuli in particolare, che finalmente dopo 2 anni rivede la pattuglia nel cielo, perché sono stati 2 anni, credo, di sofferenza per tutti, e quindi sia un auspicio di rinascita, di ripartenza e di grande gioia. Beh, noi siamo estremamente contenti che dopo 2 anni finalmente le frecce tricolori tornino a Lignano. È un simbolo, è sicuramente un simbolo nazionale, ma per noi anche regionale, perché le frecce tricolori sono qui a 1 ora di strada da noi e noi le abbiamo proprio nel cuore, insomma. Siamo, come Aeronautica Militare, estremamente felici di tornare qua a Lignano, non solo con le nostre frecce tricolori, ma anche con altri assetti che dimostrano le nostre varie capacità. Un'eccellenza che ritorna a casa, con particolare riferimento all'eccellenza che tutti abbiamo nel cuore, non solo in aeronautica militare, ma in tutto il paese, ovvero le frecce tricolori. Da dove arrivate? Auronzo di Cadore.
Scesi unicamente per questa giornata o siete qui in vacanza? No, siamo qua in vacanza, siamo venuti solo per vedere l'esibizione delle frecce. Come sta procedendo questa giornata? Come vi sembra? Bellissima, veramente bella. Siete qua in vacanza? No, siamo venuti apposta. Apposta per chi? Per vedere questo spettacolo. È la prima volta che viene a vederlo? Le frecce tricolori no, sono andata anche a Rivolto con mio padre e sì. Costantino. Siamo rimasti estasiati da questo elicottero che ha volato addirittura in orizzontale e tutto il resto si prospetta all'altezza, bello, una giornata incantevole penso. E per fortuna abbiamo anche una manifestazione oggi qui. Per un appassionato di aerei penso che sia la cosa più bella in assoluto. È la cosa positiva delle frecce tricolore, racchiude un po' tutti quanti, porta tanto pubblico anche dall'estero, piace a tutti e almeno una cosa carina la si fa, ecco. Da quant'è che segue le frecce tricolori comunque la manifestazione? 40 anni. Un appassionato vero quindi, di fotografia ma non solo. Di foto e di aerei in genere. Prima volta? No, per me no, per la bambina e per la nonna di 93 anni sì, è la prima volta che viene a vedere le frecce tricolori. Sì. È sempre emozionante. Sì, sempre come la prima volta, sempre. E quanti anni è che sta seguendo questa manifestazione? Il primo anno. E com'è? Finora com'è? Bellissimo, perché anni ce n'ho tanti, ma questa qua è Lignano, neanche mai visto io. Eventi importanti per la cultura e le tradizioni del territorio, presentato a Casarsa della Delizia il programma degli eventi estivi delle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Al classico appuntamento con Calici di Stelle ci saranno altre due rassegne dedicate a musica e teatro. Tre rassegne da gustare con un calice in mano, un'unica grande estate da vivere. Le città del vino del Friuli Venezia Giulia hanno presentato a Casarsa della Delizia il programma delle iniziative estive con eventi in programma da fine luglio a inizio settembre. Al tradizionale appuntamento con Calici di Stelle si aggiungono anche due nuove iniziative, Festival Vini Gusti in Musica e un calice a teatro. In totale saranno oltre 30 gli appuntamenti che si svolgeranno in 19 città, che rappresentano tutte le province e le varie zone DOC del Friuli Venezia Giulia. Gli amanti del vino potranno assistere a concerti e spettacoli degustando i migliori prodotti di oltre 200 cantine del territorio e assaggiando specialità gastronomiche. Importante anche la partnership con Duino Aurisina, la città italiana del vino 2022. Alle attuali 35 realtà che fanno parte delle città del vino del Friuli Venezia Giulia, 30 comuni e 5 proloco, inoltre, si stanno per aggiungere San Quirino e San Vito al Tagliamento. Presentiamo oggi il programma estivo, appunto, che si sviluppa su tre eventi principali. Uno è Calici di Stelle, ormai un evento noto a livello nazionale che organizziamo assieme al Movimento Turismo del Vino e qui in Friuli Venezia Giulia ritengo unica regione in Italia che trova un coordinamento di tutte le iniziative, quindi un calendario che quest'anno coinvolge 18 comuni con ben 22 eventi, quindi un Calici di Stelle che parte dal mare per arrivare alla pedemontana di Sequale. I due eventi invece sono due eventi collaudati lo scorso anno con l'edizione zero che hanno trovato un ottimo riscontro, che è un calice a teatro e il Festival Vini Gusti in Musica, due iniziative che sono autoctone, che nascono proprio in Friuli Venezia Giulia. Casarsa del Vino è entrata a far parte di questa associazione negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, quando il sottoscritto era sindaco quella volta, associazione che a livello nazionale conta più di qualche centinaio, 400-500 comuni, e ci sono anche questa particolarità che ci sono anche le proloco dentro, e Casarsa è una delle prime in Friuli dove ha aderito all'associazione anche la proloco di Casarsa. Prima di chiudere e di dedicare una pagina molto ampia ai 36 anni di gestione dell'Udinese da parte di Gianpaolo Pozzo, avremo un intervento del nostro direttore Michele Crescidelli e poi l'Accadde Oggi di Guido Gomirato. Diamo un'occhiata ai giornali che domani troveremo nelle edicole, alcuni dei quali poi domani li ritroveremo tutti, questi che leggiamo adesso anche nella nostra rassegna stampa alle 7. Ucraina, il segnale della Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, guerra e politica estera, saremo i garanti della collocazione italiana, spunta un dossier su manovre e contatti russi per far cadere Draghi, Salvini, accuse false, Jesolo, Zaia, ora serve l'esercito, coltellate in spiaggia e c'è anche un arrestato, i giornali tedeschi.
Turisti impauriti, il governatore no al Far West. Poi Maria poteva essere salvata, indagini per omessa vigilanza sulla bimba ucraina che è annegata. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo con ipotesi di reato di omicidio colposo e omessa vigilanza. E poi giallo nell'Adigetto, emerge un cadavere tagliato a pezzi. Continuiamo la rassegna, siamo sul giornale. Il PD arruola le spie, gioco sempre più sporco, la sinistra sfodera i dossier, 007 russi avrebbero chiesto a Salvini, fai cadere Draghi, il governo smentisce ma il fango resta, Berlusconi, farò campagna elettorale in prima persona. Allarme batteri nell'Adriatico, in Romagna chiuse 22 spiagge, incubo Escherichia coli sulle vacanze. Il PD schiera i servizi segreti, titola Libero, dossier farlocchi contro Salvini, l'accusa in una velina, Putin disse alla Lega di mollare Draghi, la sinistra ignora la smentita degli 007 e monta la polemica. Ma il problema è un altro, chi ha fatto girare quella carta? La Meloni, l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina, lo garantisco io. A centropagina Conte, gara a chi è messo peggio tra Enrico e Conte, povero Giuseppi supplica Letta di riprenderlo. Qui siamo sulla Verità, la Stampa ruba il nostro scoop e il PD avvelena i pozzi elettorali, notizia di quasi due mesi fa, usata come un randello contro Salvini. Il viaggio a Mosca abortito, le parole del funzionario dell'ambasciata russa sui ministri leghisti, cose già scritte, ma vengono riproposte con il paravento di un fantomatico documento dei servizi segreti. Gabrielli smentisce, però Letta e compagni si buttano a pesce, arrivando a sostenere che il carroccio ha fatto cadere il governo su ordine di Putin, la malafede dei disperati. E poi Green Pass, vaccini, risarcimenti, il centrodestra deve delle risposte. Il Foglio, il centrosinistra dei riottosi, sarà la ripetizione in forma di farsa delle alchimie dell'Unione, leggiamo sotto la testata, da soli al voto oppure con tutti, anche con i grillozzi. È quello di cui ha parlato stasera Tommaso Cerno proprio da noi poco fa. Una Lega contro il Nord, l'immigrazione è il terreno su cui si misura la simmetria tra i populismi di destra e l'incapacità dei sovranisti di fare l'interesse del partito della crescita. Storia di un disastro politico e di un grande decreto in arrivo con una notizia. La notizia di oggi riguardo lo sport era il 36esimo anniversario dell'ingresso di Giampaolo Pozzo nel calcio, nell'Udinese Calcio, che sotto la sua guida ha disputato 27 campionati di Serie A, il prossimo sarà il 28esimo consecutivo, 27 consecutivi, il prossimo sarà il 28esimo consecutivo nella massima serie del calcio italiano. Sentiamo il pezzo del nostro direttore Michele Criscitiello e subito dopo l'Accadde Oggi di Guido Gomidato. Da parte mia è tutto, vi auguro la più cordiale buonanotte. Non è un editoriale e non è neanche un messaggio di auguri, sarebbe superfluo, è un ragionamento a 36 anni di distanza, 36 anni di proprietà Pozzo ad Udine, un record, prima poteva esserlo a livello nazionale quando c'era il testa a testa con la proprietà Berlusconi al Milan, oggi sono 36 anni di famiglia Pozzo, della stessa proprietà e in una stessa realtà calcistica. Siamo nell'era dei fondi, siamo nell'era dei magnati, probabilmente degli sceicchi, probabilmente anche di coloro che cercano delle avventure, sono e si chiamano avventurieri. 36 anni di famiglia Pozzo, della stessa proprietà ad Udine, è un record che, come dicevamo, non è più solo nazionale, ma internazionale. I momenti bellissimi, vissuti insieme, quello che è stato fatto in questi 36 anni, i successi a livello calcistico, ma anche a livello strutturale, la creazione di un impero, perché uno stadio oggi è un impero per un club, ma soprattutto per la gente, per i tifosi. Prima andavamo e si andava allo stadio prendendo la pioggia, oggi grazie agli investimenti in questi 36 anni di scelte oculate, di gestione oculata, abbiamo ad Udine uno stadio che fa invidia a tutti, ad esempio quello che aveva detto anche Adriano Galliani a Monza, se ci salviamo vogliamo fare lo stesso stadio di Udine. E allora la Dacia Arena, l'Udinese, in questi anni abbiamo visto grandissimi campioni arrivare, bambini, ragazzi, e poi andare via da campioni.
L'Udinese ha dato comunque un punto di svolta alla storia del calcio italiano, che poi è diventato un modello mondiale. Questo in 36 anni di sudore, passione, sacrifici, nervosismo. Molte volte ci siamo mandati a quel paese a livello calcistico, quando le cose non sono andate bene sul campo, ma sempre con un unico intento, in 36 anni, dimostrare che l'Udinese poteva fare la Serie A, e l'ha fatta, la sta facendo con grandissimo onore. Tutto questo grazie all'amore, alla passione e all'affetto nei confronti di un'intera provincia, perché nel mondo 36 anni di una stessa proprietà non esiste, non esisteranno sicuramente mai più. E questo è un giorno che bisogna godersi, perché questo è un giorno storico, con i Pozzo che ad Udine per 36 anni hanno fatto e stanno facendo la storia, e insieme vogliamo goderci. Buona serata. Il 28 luglio 1986, data storica, Giampaolo Pozzo è il nuovo proprietario dell'Udinese Calcio. È subentrato a Lamberto Mazza. Il suo è stato un inizio comunque assai difficile, tutto in salita. Pensate che nella trattativa avviata con Lamberto Mazza, Pozzo non doveva essere solo a condurre l'Udinese, c'erano altri due imprenditori, poi questi si sono tirati fuori, anche perché nel frattempo sono rimbalzate voci sempre più nefaste sull'immediato futuro dell'Udinese coinvolta nel Toto Nero. Pozzo però non ha voluto desistere e il 28 luglio, come ho detto, davanti a numerosi invitati al Boschetti di Tricesimo, soprattutto politici curiosi di conoscere il progetto del nuovo padrone dell'Udinese, spiega che è sua intenzione adoperarsi in tutte le maniere, con tutte le sue forze, per migliorare l'immagine dell'Udinese Calcio, ma non fa, giustamente, proclami. L'avvio di Pozzo, come detto, è tutto in salita. L'Udinese, coinvolta nel Toto Nero, viene dapprima estromessa dalla Serie A, una sentenza dura, poi c'è l'appello, ma il verdetto di secondo grado è altrettanto pesante, penalizzazione di 9 punti da scontarsi nel campionato successivo. In sostanza si tratta di una retrocessione posticipata. Ma Pozzo non desiste, Pozzo crea una squadra che senza i 9 punti si sarebbe salvata. Acquista 3 ex campioni del mondo, Graziani, Bertoni e poi Collovati. È una squadra qualitativamente molto valida, ma come ho detto l'handicap dei 9 punti ha determinato la caduta in Serie B. I primi anni di Pozzo comunque al timone dell'Udinese sono stati altalenanti, l'Udinese è passata dalla B alla A, poi Pozzo ha fatto tesoro anche di alcuni errori commessi e ha fatto fare il salto di qualità dell'Udinese, diventato in breve un modello ispiratore per tutto il calcio italiano, soprattutto per le altre società provinciali come quella friulana. Dal 1995 l'Udinese di Pozzo, ma anche del figlio del patron Gino Pozzo, è saldamente in Serie A. Questa è una garanzia assoluta per tutta la terra friulana che l'Udinese è in mani davvero sicure. La squadra bianconera dal 95 è approdata 11 volte in Europa, ha conquistato 2 terzi posti, 2 quarti posti, 1 quinto, 1 sesto. Soprattutto ha valorizzato numerosi talenti e altrettanti numerosi campioni inespressi. Il capolavoro di Pozzo è anche la costruzione del nuovo stadio. Ha iniziato una battaglia già all'inizio degli anni 2000 con la burocrazia, con l'amministrazione comunale, poi finalmente
Tale battaglia è stata vinta e Udine, grazie appunto alla tenacia, alla lungimiranza, all'intelligenza del patron Pozzo, dispone di uno stadio tra i migliori in assoluto e ciò rappresenta sempre per Udine un vero e proprio indotto